Ciao ragazzeri, eccomi vestita sempre uguale perché praticamente sono uscita. Intanto stavo cercando di girarvi un vlog, ma come al solito, cioè ne ho girati vari, solo che non ne pubblico mai perché vengono una schifezza secondo me e quindi li cancello. Vabbè, comunque non so se questo ve lo girerò o ve lo metterò oppure no. Intanto ho comprato alcune cose sia oggi che sabato, cioè ieri, perché oggi è domenica, cose diciamo per la casa e anche, sì, sempre per la casa, però anche alcune natalizie, e quindi ve le volevo far vedere un po', insomma, e vi faccio vedere un po' cosa ho preso. Aspettate. Allora, la prima cosa che li ho presi, diciamo, li ho presi per Natale. Anche se non si addicono, però non voglio fare una tavola apparecchiata, con i soliti colori dorati, rossi, eccetera. E mi piaceva mettere una cosa nuova come bicchieri. Ho voluto prendere una confezione di 6 bicchieri che venivano 9,90 euro in un negozio di casa vicino a casa mia. Avevo già preso una cosa del genere quest'estate, mi sembra, però non erano buoni ragazzi quelli che presi, erano veramente scrausi, cioè il colore, man mano che li lavavate, un po' si toglieva, quindi questa cosa, cioè uno che ci deve mangiare o bere, non mi pare molto buona, e quindi li ho levati di mezzo, non li sono più, e ho preso, queste pesano un botto, perché sono veramente di vetro peso. Ho preso questi bicchieri qua, c'erano in diversi motivi, tipo un po' più rotondi, fatti a pois. Io ho voluto prendere questi, non so, sono stata mezz'ora a decidermi, poi alla fine ho deciso. E ci sono all'interno 6 colori diversi, ho scelto quelli chiari perché c'erano le versioni anche dei colori scuri, dove c'era il rosso scuro, il blu scuro, però erano troppo cupi, non lo so, non mi facevano impazzire. In questi che ho preso io ci sono in pratica, la forma vedete è questa trama intrecciata, sono molto luccicanti, non lo so, mi ispirano molto, e c'era questo l'azzurro chiaro, il giallo, il verde, sempre chiaro perché poi nell'altra versione c'era anche il verde scuro. L'arancio chiaro leggermente rosato, che è bellissimo. Poi c'era il grigio chiaro, con questa luce non si vede la stessa proprio. Il rosa, però non è un rosa troppo freddo, bellino. Cioè rispetto all'arancio è diverso, come vedete. Vedete? Rosa e arancio. Quindi questi 6, il blu giorno, l'ho fatto vedere, e non lo so, per 9,90 euro ho detto, sai, ce li prendo perché sono bellini, anche se mettiamo caso mi dovessero stancare questi per il fattore Natale, cioè il prossimo anno magari voglio cambiare, questi qui in estate sono troppo bellini perché sono tutti diversi. Poi, essendo già colorati, è come se già c'è il segnaposto perché ognuno ha il suo bicchiere del suo colore. E quindi insomma mi è piaciuta l'idea e ce n'erano anche altri belli un po' a calice, un po' più baroccheggianti, però mi conosco, io non sono tipo da cose troppo arzigogolate, sono un po' particolare da questo punto di vista e quindi niente, ho deciso di prendere questa versione un po' più come dire, classica tra virgolette, anche se non che siano proprio classici. E quindi questi. Poi, in questo negozio cercavo altre cose, ma non ho trovato niente altro che mi entusiasmasse. Volevo prendere dei cuscini per le sedie, ma non c'erano. Cioè, c'erano quelli proprio stile natalizio, ma brutti. Cioè, quello stile natalizio un po', non so nemmeno definirlo, antico, e cercavo qualcosa di più carino, più soft, non so, e dei colori più, questo, chiari, con magari i simboli stampato tipo il cristallo di ghiaccio, insomma, niente. Quindi, no, poi sono andata,
prima, anzi, di quello che ero andata in un altro negozio, dove ho preso una cosa che non c'entra niente, di cui non sono nemmeno ancora convinta, cioè nel senso ho fatto sto acquisto, ora vediamo perché non so se andarla a cambiare, non so, consigliatemi voi. In pratica io ho il divano, e il divano che è un po' vecchio perché ce l'abbiamo dalla vecchia casa, che quando finiremo i lavori compreremo tutto nuovo, insomma, quindi adesso ci stiamo accomodando con quello che avevamo già. Ed è un po' vecchiotto, però siccome ho anche i gatti che mi ci vanno sopra, ci metto sempre sopra un copridivano, un qualcosa, un foulard, un copritutto, insomma, e proprio per poterlo lavare spesso e avere, insomma, il divano un po' più igienico. E, però si muove sempre tutto, stai sempre lì a sistemarlo, quindi mia mamma, comprati un copridivano, comprati, ho ceduto e me lo sono comprata. Non sono molto convinta del mio acquisto. Allora, questo malloppo qua, aiuto. Allora, di questa marca Unico, il copridivano, divano tre posti, veniva a 28,96 euro, quindi non è che è una cosa regalata, tra virgolette. Ho scelto questo colore perché il mio divano, tipo, fondamentalmente è di questo colore di base, tipo. Quello che mi piaceva di più era un color panna, e tramato col grigio e il tortora, ma con due gatti è impossibile, ragazze. Cioè, ci vanno tutti i peli neri e non se puoi fare. Quindi ho preso questo affare qua. Ora vediamo come ci starà. Non è che sono convinta, ve lo dico già. Sarebbe fatto così. Non lo sento nemmeno molto elastico. Boh. Adesso ce lo proverò e vi farò sapere. Tra l'altro questo hanno un botto che si copre i divani, quindi. Cioè, questo era quello che costava un po' meno perché ce n'erano anche di prezzi anche più alti. E poi ho preso invece cose più carine. Allora, due decorazioni per la casa che costavano pochissimo. Questa costava 1,96 euro, invece era in origine 4,90 euro con lo sconto del 60%. Ed è una stella così che si appoggia di ceramica, troppo bellina. C'era anche più grande, io ho voluto prendere la stella, questa qui piccola, troppo carina. E l'albero di Natale, medio perché c'era anche più grande, sempre così in ceramica, sta luce è osceno. E questo veniva da 7,40 euro a 2,96 euro, quindi l'ho presa al volo, contentissima, cioè anche se non è una qualità, e diciamo di porcellana, ceramica, no, porcellana non penso. Comunque di un materiale che non si sa cos'è, si rompe comunque, però mi piace troppo, lo voglio mettere, penso lo metterò sopra il camino, questo qua, e insomma voglio un po' decorare casa, questi. Poi invece ieri, quindi sabato, sono andata a fare la spesa alla Coop, e uscendo dalla Coop c'è un negozio lì nei corridoi, quelli fuori dal supermercato, di cose per la casa. Pasquinucci si chiama. Vi faccio vedere un attimo il sacchetto per farvi vedere. Pasquinucci, chi è in Toscana lo conosce già perché comunque c'è in vari posti. E ho voluto insomma prendere due cose perché lì in vetrina c'è sempre roba che mi fa impazzire e io una puntatina ce la faccio sempre. E ho preso, allora, questo cestino tipo effetto rame, dove voglio mettere gli agrumi così al centro tavolo. Questo veniva a 12,50 euro, però mi piaceva, l'ho voluto prendere lo stesso. È uno stile che mi piace molto questo, un po' lo stile che c'è anche da Tiger, ma io Tiger ce l'ho a Firenze, quindi questo mi piaceva, l'ho preso. Dai, che ci sono anche le versioni, mi pare più alte, però non sono, mi sembra, così intrecciati. Forse da H&M c'è qualcosa di simile. E comunque è veramente carino. Poi non è nemmeno piccolo, perché vedete, penso che un po' di roba ci va. Insomma, mi è piaciuto tanto, l'ho voluto prendere. Fa tanto Natale, poi col bianco, insomma, così mi piace abbinarlo. Poi ho preso, buttiamo tutto, questa scatola. Ho preso allora, voi dovete sapere che mi hanno regalato anni fa un piatto per il panettone che non mi piace per niente,
è tipo, a parte non è piatto, è un po' concavo e quadrato e quindi viene scomodissimo. E poi è molto scuro, cupo, con un pupazzo di neve, non mi piace per niente. Quindi quando ho visto questo sono impazzita e l'ho preso. Sarebbe questo piatto per il panettone, trasparente. Allora, come faccio a farvelo vedere? Si vedrà con questo, non lo so. Forse, ecco, dove c'è la slitta con le renne e poi sotto tipo il villaggio con bombonità tra i regali. È bellissimo, è praticamente qua liscio e dietro è tutto satinato, il decoro è anche dietro e questo qui veniva 9 euro, quindi l'ho presa al volo. In questo posto è una cosa bellina, bellissime proprio e anche raffinate, e l'ho voluto prendere, ho detto sai che c'è. Io lo prendo e me lo sono comprata come piace a me, perché ogni volta quel piatto non lo potevo vedere, infatti spero si rompa. Io sono così, quando una cosa non mi piace, non mi piace. Le mani mi puzzano di confezione di queste robe. E poi dentro la coppa avevo preso due decorazioni, e una in legno, venivano entrambe la stessa cifra. Questa qua com'è? Così. Entrambe 1,90 euro. Questa con Babbo Natale, Lady Snow. Così, che già si è un po' tutta storta, però è questo filo. Di questa marca le cose. Questa qua, bellino. Questa è in legno, è in 3D, diciamo, con la barba. E poi questa qui che è invece in metallo, sarebbe il pupazzo di neve, sempre della stessa marca. Questo è in metallo, bellino pure questo. Pupazzo di neve, tutto decorato con il braccio, diciamo, in legno, col pezzo di legno, troppo bellino, l'adoro, l'adoro. E niente ragazze, questo qui l'ho preso e devo ancora comprare diverse cose perché quest'anno voglio sistemare casa un po' in modo diverso per Natale. E niente, spero insomma che vi sia piaciuto questo shopping, questo video haul, e a breve arriverà un altro video perché ho preso qualcosa col Black Friday, ma proprio poco poco perché non ero nemmeno a casa il venerdì, però poi non c'era nemmeno chissà quali cose che mi attirassero, devo essere sincera. Ho preso giusto due cose, qualcosina così, quindi quando mi arriveranno vi faccio il video perché l'ho preso online. E niente, fatemi sapere insomma voi se avete iniziato a comprare le cose, le decorazioni di Natale. E vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!